grandi zone esterne, è quello previsto dalla 15, cioè il 5% di capitale in più, o il 2% nelle graduatorie. Per cui, se nella divisione delle risorse ci sarà un orientamento a favore delle zone interne, sarà non per un meccanismo, ma per una scelta politica. Bisognerà vedere che cosa dicono i dati. Allora vado in fretta a fare qualche riflessione su che cosa fare. Intanto bisogna aggregare con vantaggio. Il presidente dell'IBM recentemente, il IBM Italia, diceva: ma la ricerca le imprese non se la possono pagare se non hanno grandi dimensioni, e anche quelle che hanno grandi dimensioni ormai stanno decidendo di mettersi insieme per far bene ricerca. Ma il mettersi insieme è un'idea che in Sardegna intanto la esplicito. Che cosa vuol dire? Stanno mettendosi insieme fornitori, trasformatori, ma anche consumatori. Noi questa mentalità la potremmo applicare. Faccio un esempio banale: siamo sommersi da un mare di latte, non riusciamo, mentre ragioniamo ancora in agricoltura, secondo me dovrebbe fatto qualche aggiornamento in questo senso in termini di filiera, e probabilmente sul piano del metodo è il ragionamento IBM che funziona, cioè fornitori, trasformatori, consumatori che si uniscono e hanno vantaggio nell'unirsi, vantaggio economico. Noi questo è un ruolo pubblico, la regione ci sta lavorando, noi quanto ci stiamo lavorando, c'è un problema di animazione locale. Secondo, usare le localizzazioni esistenti come fattori aggreganti. Noi abbiamo una zona industriale qua che è satura, è vero, però dove ci sono imprese, dove in altre zone industriali imprese non ce n'è. Perché non usare questa localizzazione già per tentare di fare dei processi che uniscano? Io ho anche fatto questa proposta a cui faceva riferimento il dottor Deviani, e sono convinto che le politiche del fisco non siano solo quelle delle entrate. Non basta per avere sviluppo dire venite qui, localizzatevi qui, così l'IRPEF e l'IVA arriva da noi. E io ricordo benissimo un bell'articolo del professor Vannini sulla Nuova Sardegna che diceva attenzione con la leva fiscale, perché bisogna ragionarci bene sopra perché sia un vantaggio per lo sviluppo. Una delle antiche battaglie nostre è sempre stata quella, quando le dogane incidevano nella formazione del prezzo dei punti franchi. Oggi non è più così, però è vero che nella formazione del prezzo la politica fiscale incide. Allora proviamo a vedere nel ragionamento con lo Stato se possiamo, ma va verificato, istituire le zone industriali come zone della fiscalità di vantaggio, che quindi concorrono a favorire l'imprenditore non rispetto alle politiche salariali, cioè abbassati i salari, ma comunque incidendo sulla formazione del prezzo. Poi c'è un problema molto più serio: la connessione tra il sistema formativo, e concludo, e il sistema produttivo. Noi abbiamo università che sformano ingegneri, avvocati, medici, biologi e quant'altro, e sembra che il nostro futuro sia essenzialmente, anche per quel ragionamento estetico di cui si parlava, agroalimentare, turismo e quant'altro. Insomma, qui c'è il rischio che noi diventiamo la grande banca di formatori per il resto d'Europa, perché non possiamo assorbire tutto. E il problema vero è che non tutte le professioni hanno bisogno della laurea. Primo, cominciamo a dirle, perché sennò tutti mandano gli studenti, i figli all'università, ma non per tutto serve l'università. Il secondo elemento è questo: noi possiamo fare dei grandi centri di ricerca e di eccellenza, però se non c'è una scuola robusta dietro, quel centro di eccellenza diventa una grande periferia dell'aeroporto che ha vicino. Per il mondo è un centro di ricerca, ma non per la Sardegna. Non funziona per la Sardegna. Quindi questo è un problema di politica regionale che secondo me ha l'attenzione, l'assessore ci ritorna spesso, bisogna parlare. E poi c'è un problema anche di politica per far localizzare imprese. Io sto dicendo da molto tempo che non è vero che lo Stato non può più favorire con delle politiche la localizzazione di imprese, perché è vero che ufficialmente non abbiamo più partecipazioni statali,
è anche vero che molte imprese dipendono dalle commesse statali. Allora, voglio dire, ho detto in altri sensi, cioè abbiamo un istituto farmaceutico militare, abbiamo un istituto geografico militare, abbiamo le industrie che studiano atmosfera e crosta terrestre, che sono legate alle forze armate, ma la committenza, quindi stiamo parlando di cose pacifiche di alta qualità. È possibile che la Sardegna, che ha pagato un prezzo altissimo sul piano delle servitù militari, non possa essere indennizzata con lavoro, ricerca, applicazione? Negli Stati Uniti, quando c'è una base militare, si porta dietro il miglior ospedale che ci sia nella zona, no? Si portano dietro scuole di volo. Dico, ma è possibile non tentare di cucire? Ma è solo un esempio. Questione del tessile. Io, voi sapete che posizione ho. È certamente una questione nazionale, ha ragione Vincenzo, è una questione nazionale. Noi abbiamo anche in più qualche problemino col nostro interlocutore, che è gravato di debiti, in un modo che ha fatto invecchiare la fabbrica di Macomera, in un modo, secondo me, ha fatto invecchiare la fabbrica di Macomera, e secondo me vuol chiudere la fabbrica di Macomera. Il problema vero nella trattativa col tessile, con Legler, è che vogliono cantare una messa da morto su Macomera, e su questo è veramente difficile riuscire a capire cosa, qual è l'attività in campo per frenare questa, perché dinanzi a una proposta che ti dice passiamo da 1000 a 700, di cui 280 li chiudiamo a Macomera, però c'è la pressione sociale degli altri 700 che rimangono, è mica semplice uscire da una trattativa di questo tipo, non è semplice. Noi abbiamo bisogno di impegnare la regione sul mantenimento dei livelli occupativi, su scouting per far venire qui imprese, ma anche su altri aspetti. Lo dico, c'è bisogno per fare impresa, e chiudo, di un fatto importante, cioè di certezza di diritto, di automatismi. Ci devono essere procedure chiare, non dipendenti dalla volontà politica. Io per fare impresa non devo andare a chiedere all'assessore dell'industria o al presidente della regione cosa ne pensa, devo sapere che domanda devo fare, in quanti tempi ho la risposta e dove posso andare. Non devo dipendere dal fatto politico, e non devo avere un sistema legislativo instabile. Faccio un esempio che ha una rilevanza notevole. Avevamo la 36 che si comportava in un certo modo, la 15, ma com'era, attendeva per la domanda presentata una certa somma dalla 36, in ragione di com'era la 36 al momento in cui è stata fatta l'investimento, eccetera eccetera. Oggi la 36 è stata estesa a mezzo mondo, ci rientrano anche forniture di servizi, ci abbiamo messo pochi soldi, la 15 non avrà quel finanziamento, la 15 sta soffrendo. Se si somma, io non mi stupirei se aumenteranno la richiesta di cassa integrazione, eccetera, eccetera. Allora, questi sono fattori di contesto su cui noi dobbiamo lavorare: certezza del diritto, finanziamento delle leggi che sono in itinere quando la gente viene qui e si insedia, si fa due conti sul prezzo del prodotto. Cioè, queste cose vanno curate nel dettaglio, non è solo ideologia, è anche una dimensione pratica. Voglio dire, anche a livello territoriale, anche a livello comunale, c'è bisogno di aumentare gli automatismi per gli imprenditori e diminuire il controllo politico dei processi economici, dei processi che portano all'impresa. C'è bisogno di un po' più di libertà e un po' più di regole. E qui anche le amministrazioni hanno da fare un po' il mea culpa, perché il tentativo sempre di mettere il cappello sul nuovo imprenditore, ti agevolo però, mi assumi tizio e caio, c'è sempre. E invece dobbiamo fare un lavoro completamente diverso. L'imprenditore viene, incontra il funzionario, gli dà le autorizzazioni e fa le selezioni. È una cosa diretta. Così funziona lo sviluppo. Così lo sviluppo non è in funzione delle elite politiche di cui